in collaborazione con CGFS Prato. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a Weekend Sport, il resocalco sportivo di TV Prato che intende presentare tutti gli avvenimenti in programma a Prato e dintorni nel prossimo weekend. E anche questa sera la scaletta è fittissima, abbiamo anche degli sport tutti da scoprire. E allora non perdiamo assolutamente tempo, saluto subito il mio compagno di viaggio, Luca Vannucci. Ciao Luca, buonasera. Ciao Massimiliano, buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. E questa sera con noi in studio anche Simone Grassi, che è il presidente del Foot Golf Prato. Benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Parleremo quindi anche di Foot Golf, questa disciplina che è davvero in grande espansione, e poi a Prato siamo veramente bravi a giocare a Foot Golf. Ho detto una sciocchezza, presidente? No, per l'appunto domenica scorsa è stata la prima tappa del campionato regionale e come squadra abbiamo vinto, ci sono due classifiche, la classifica diciamo a squadre in concomitanza con Foot Golf Siena, sono campione in carica, e la classifica pro abbiamo vinta noi la prima tappa, quindi siamo partiti bene. Prato quindi eccelle anche nel Foot Golf, poi andremo chiaramente a capire meglio come si gioca questa disciplina, quali sono le regole e quali sono gli obiettivi ovviamente della società biancazzurra. Ma cominciamo secondo scaletta e allora è il momento di parlare di calcio, del campionato di Serie D, girone D. Vediamo i risultati che hanno caratterizzato questa che era la 22esima della regular season, ovvero la quinta del girone di ritorno. Il Prato torna a vincere, batte il Progresso per 1-0, una vittoria importantissima ottenuta grazie a un calcio di rigore realizzato da Sant'Arpia. La classifica sicuramente migliora con la formazione biancoazzurra che esce dalle sabbie mobili della zona playout, aggancia la Pistoiese a quota 27, formazione arancione in caduta libera, e questa sera anche in virtù del meccanismo della forbice sarebbe salva. Ma Luca Vannucci, quello che è importante è la vittoria con il Progresso, una partita brutta con poche emozioni, decisa da un episodio, un calcio di rigore. Il Prato l'ha sfruttata e ha portato a casa i tre punti fondamentali per poter guardare al futuro con maggior tranquillità. Ma penso che l'analisi l'hai fatta tutta te, Massimiliano. La vittoria era non importante, era indispensabile per il Prato, una partita però veramente brutta, una delle partite più brutte che io abbia visto giocare da sempre, da quando vado a vedere, da quando vado al Lungo Bisenzio. Veramente una partita giocata quasi a pallonate, una partita però logicamente i tre punti erano importanti, i tre punti Prato li ha portati a casa, diciamo che alla fine è quello che conta. Speriamo che già dalla prossima domenica si veda qualcosa di più, perché poi le vittorie fanno anche morale. Morale, classifica, le considerazioni di Luca Vannucci ovviamente riguardo lo spettacolo del Lungo Bisenzio sono assolutamente da sottoscrivere, perché ci sono stati pochissimi tiri in porta e uno sviluppo della manovra molto molto poco fluido. Adesso il campionato si ferma perché domenica non si gioca, in quanto la rappresentativa di Serie D sarà impegnata nel torneo di Viareggio, quindi un turno di stop che consente alla Prato di ricaricare le pile, di proseguire la preparazione e di cercare di recuperare anche i giocatori non al top. Dopo il turno di stop del campionato, la formazione biancoazzurra andrà a giocare sul campo della San Maurese, quindi a San Mauro Pascoli, un'altra sfida diretta per la permanenza in categoria. Quindi un mese di febbraio che sarà davvero fondamentale per il Prato, che ha già vinto con il Progresso, gara a cui si riferiscono le immagini. Adesso vedremo
calcio di rigore che l'ha deciso. Detto questo, dopo questa gara la trasferta quindi sul campo della San Maurese e successivamente la gara interna con il Certaldo. Tre scontri diretti. Penso, Luca Vannucci, che da queste tre partite passi il futuro del Prato. Ma sicuramente sì, perché poi sono queste le partite da fare punti. Non sono le partite quando incrociamo la vetta della classifica. Questi sono scontri diretti, sono scontri da fare punti e sono scontri una volta per tutti da levarsi dalle sabbie mobili della zona retrocessione. E poi vediamo, il resto logicamente è sicuramente a livello societario ci sarà da rivedere tante cose, ma non dipende certo non dipende da noi. Noi dobbiamo sicuramente analizzare e vedere quello che è il momento attuale. Il momento attuale è che prima che ci togliamo dalla situazione, dalle zone calde della retrocessione, e prima sicuramente che cominciamo a rivedere un attimino di spiraglia anche per il futuro, per questa squadra. Vedremo intanto un turno di stop, una settimana quindi un pochino più tranquilla per il Prato, che tornerà in campo a San Mauro Pascoli. Per quanto riguarda il torneo di Viareggio, la rappresentativa di Serie D, è anche un pratese protagonista con Alessandro Diamanti, che debutterà nel ruolo di allenatore del Melbourne City, e quindi c'è anche questa curiosità che riguarda Alino Diamanti, che comincerà questa nuova avventura non più in campo ma in panchina. E adesso è il momento di cambiare sport. Sinnermania anche a Prato? Ma adesso andremo a scoprirlo, perché chiaramente le scuole tennis sono molto molto frequentate, e al Tennis Club Bisenzio, oltre ai più piccoli, ci sono anche i più grandi che militano nel campionato di Serie A e stanno facendo davvero dei grandissimi risultati. Allora colleghiamoci con la nostra Matilde Gonfiantini alla scoperta del Tennis Club Bisenzio. Matilde, a te la linea. Ciao Massimiliano, grazie per la linea e buonasera a tutti. Io stasera mi trovo al Tennis Club Bisenzio e sono in compagnia di Stefano Bonechi, che è il direttore sportivo del circolo, e Fabio Carraresi, che è il consigliere del circolo. Buonasera e benvenuti a Weekend Sport. Grazie, buonasera a tutti. Grazie, buonasera. Fabio, cominciamo da te. Il vostro è un circolo storico, risale addirittura agli anni 40 al Fabbricone. Ti va di ricordarci un po' la vostra storia? Certo, certo, è una storia che ormai i pratesi conoscono bene. Il circolo nasce nel 1940 come dopolavoro del Fabbricone, industria storica pratese, e i dipendenti utilizzavano questi spazi come precursori del tennis qui a Prato. La storia del tennis si è protratta in questi tempi, è arrivata fino ai nostri giorni, e noi nell'ultimo decennio abbiamo ristrutturato le strutture del nostro circolo, rendendole funzionali, disponibili a tutti. Il nostro è un circolo, ripeto, aperto, pur avendo un corpo sociale di circa 130-140 persone. E per questo è un messaggio che mando anche alla cittadinanza, un invito a visitarci e a valutare, insomma, di associarsi anche al nostro circolo. Grazie. Quali sono le iniziative principali del circolo? Della parte sportiva ne parlerà più, certo, diffusamente il direttore sportivo. La nostra struttura non si limita soltanto al gioco del tennis. Infatti, come ricordo, che abbiamo una piscina aperta nel periodo estivo, funzionale in tutto, una palestra piccola ma funzionale anche quella, abbiamo quattro campi da tennis, due coperti con una struttura fissa per 365 giorni all'anno, un pallone presso stadio e un campo invece scoperto, due campi in terra rossa e due in sintetico. Beh, direi un circolo più che attrezzato. Nel nostro piccolo penso di sì, grazie. Passiamo alla parte sportiva con te, Stefano. L'anno scorso avete affrontato il campionato di Serie A1, la massima categoria del tennis, con tutti atleti del vostro vivaio.
Sì, proprio per questo penso di essere, che siamo entrati nella storia del tennis italiano, perché disputare un campionato di massima serie con solo ragazzi che si allenano al nostro circolo è stata veramente un'esperienza bellissima. E sembra strano dirlo dopo una retrocessione, però ti posso assicurare che sia per i ragazzi sia per i maestri, lo staff tecnico e anche per noi dirigenti è stata una bella esperienza, e sono sicuro che sarà produttiva per i prossimi anni. Bene, non posso non fare a questo punto una parentesi su Sinner, che è indubbiamente il fenomeno del momento con la sua splendida vittoria. È vero che è stato qui da voi nel 2013? Sì, questo è un ricordo molto bello, infatti l'abbiamo evidenziato anche sui nostri social e anche tramite i soci che quell'anno l'hanno vissuto, perché è bello ricordare che a Prato organizziamo ormai da tantissimi anni il ricordo di Francesca Morini, una maestra di Coiano, un torneo con 8 regioni, va bene, quest'anno ricominciamo dopo il Covid, abbiamo fatto seppur ridotto a 4, però dal prossimo anno ritorneremo a 8, e ogni circolo ogni anno organizza questo evento. Nel 2013 l'abbiamo organizzato noi e ogni anno viene premiato il miglior giocatore sia maschile che femminile. Nel 2013 Jannik Sinner fu premiato proprio qui al nostro circolo come miglior giocatore delle manifestazioni dal nostro maestro d'allora, Tarato Tagliafraschi, e già allora avevamo visto qualche cosa, anche se io ci tengo a ripeterlo, che non era il ragazzo con più talento, ma era, si vedeva subito però la forza personale, il carattere che ha dimostrato anche nell'ultimo torneo. Bene, io vi ringrazio, grazie mille per essere stati con noi. Massimiliano, io ti restituisco la linea e ci vediamo tra poco, restate connessi. Eh sì, andremo ancora alla scoperta di altri aneddoti, ma anche di altre informazioni riguardo il Tennis Club Bisenzio, davvero un'eccellenza sportiva della nostra città, che sicuramente sta lavorando bene sia per quanto riguarda la prima squadra, ma più che altro anche per quanto concerne il settore giovanile. Davvero complimenti al Tennis Club Bisenzio. Adesso proseguiamo con la nostra scaletta parlando di rugby. Turno di stop per quanto riguarda il campionato di Serie A, quindi si torna in campo nel prossimo weekend con la formazione del Prato, i Cavalier Union, che giocheranno alle 15:30 di domani contro l'Union Rugby Firenze, e quindi un derby con appunto la formazione pratese che prosegue questa lotta con Lazio Rugby, che invece gioca a Roma una gara abbastanza abbordabile. Come vedete la classifica non cambia, 59 punti per Lazio, 54 per i Cavalier Union, quindi due gare, sia quella per quanto riguarda la Lazio che sia quella che riguarda i Cavalier Union, alla portata di entrambe le formazioni. Prato che giocherà contro Firenze, è un derby, però la differenza in classifica è notevole. Questi ragazzi che si sono allenati davvero con grande impegno durante la settimana cercheranno di dare continuità appunto alla loro prestazione, ai loro risultati. Ormai tutto vive in funzione di questa sfida tra i Cavalier Union e la Lazio, con entrambe le formazioni che poi sicuramente rivedremo protagoniste nei playoff. Quindi l'obiettivo è quello di Prato, di cercare chiaramente di recuperare sulla Lazio, ma si guarda già anche al post season con i ragazzi di coach Chiesa, che hanno una voglia matta di centrare un risultato positivo. È chiaro che la sfida, come ho detto a più riprese, è impari, perché Prato ha tutti i ragazzi nati nel settore giovanile, tutti i ragazzi che non sono professionisti, mentre Lazio ha una squadra che annovera tra le proprie file anche
anche dei giocatori professionisti, quindi questa è una differenza assolutamente da sottolineare. Quindi Cavalier Union Prato in campo domani al Chersoni contro Firenze per un derby che promette spettacolo. E adesso è il momento invece di parlare di basket. Eccoci qua con i risultati che hanno caratterizzato questo turno. C'era il big match tra il Costone Siena e la Pallacanestro Prato, vale a dire la Sibe, che ha visto la vittoria della capolista per 85-62, sconfitta invece per l'Union Basket Prato, che ha perso proprio di misura 74-76 contro San Vincenzo. La classifica, quando mancano soltanto due turni al termine di questa regular season, quindi si guarda già alla post season, con i Dragons che sono terzi e sono già sicuri quindi di accedere alla post season. Per quanto riguarda l'Union Basket Prato invece 14 punti, quindi si lotta, vedete, in maniera davvero incredibile, con molta e molto equilibrio per evitare appunto la retrocessione nella serie inferiore. Luca Vannucci sconfitta sul parquet di Siena contro il Costone per un una squadra, quella dei Dragons, che ormai pensano già alla post season, insomma questa parte della regular season deve servire per prepararsi al meglio per la fase decisiva. Sì, penso proprio di sì, cioè il campionato oramai era quasi scritto e ci stava benissimo di perdere a Siena. Come hai detto te, il lavoro importante da fare ora, da fare già da prima, insomma da qui in avanti, è di farsi trovare pronti per quest'altra fase, quello è il vero punto importante per questa squadra. E domenica si gioca una gara importante alle 18 alle Toscanini, perché c'è il derby, c'è Dragons Union Basket. I Dragons non hanno più niente da chiedere a questo campionato, perché ormai sono sicuri abbondantemente di poter giocare la post season. L'Union Basket Prato invece si gioca la salvezza, e quindi sarà un derby particolarmente atteso, ma anche pieno di punti interrogativi, Luca Vannucci. Sì, pieno di tanti punti interrogativi, perché ci sta una posta importante. Se per una squadra in questo momento è quasi un allenamento, per l'altra squadra è qualcosa, è quasi una partita della vita, parlando a livello sportivo. Sicuramente però, essendo un derby, essendo una situazione di rivalità, perché nei derby c'è sempre questa giusta rivalità sportiva, sicuramente sarà una partita molto accesa. E speriamo anche una bella partita. Assolutamente, quindi non mancherà il pubblico delle grandi occasioni. Pala Toscanini, ore 18, domenica, questa sfida comunque che promette scintille tra i Dragons e l'Union Basket Prato. Adesso invece sentiamo una riflessione del capitano dei Dragons, Milo Staino, riguardo la situazione in casa pratese dopo la sconfitta con il Costone Siena. Via l'intervista. Insomma, perdere a Siena ci scoccia sempre tanto, però insomma ci siamo compattati subito. Ieri sera abbiamo fatto un buon allenamento di squadra, abbiamo sistemato qualche acciacco che avevamo tra lunedì e ieri. Stasera ripetiamo questo lavoro di recupero. Giovedì siamo già a pensare al derby, perché questo fine settimana c'è il derby, e è stata una batosta, però diciamo che ai fini della classifica è contata relativamente poco, e quindi non vediamo l'ora di rincontrarli nella seconda fase. Ci ha sentito anche Staino, che praticamente ha ribadito i concetti che avevamo già anticipato con questa grande sfida appunto di sabato per quanto riguarda appunto i Dragons contro l'Union Basket Prato Campi. Quindi sarà questa sfida che andremo a seguire con grande attenzione. E adesso è il momento di parlare con il nostro ospite in studio. Parliamo di Foot Golf, e lo facciamo con Simone Grassi, che è il presidente del Foot Golf Prato. Una disciplina che sta crescendo a vista d'occhio, una disciplina facilmente fruibile, perché tutti possono avvicinarsi al foot golf, non importa avere particolari capacità se non calciare bene il pallone.
calciare bene il pallone, essere sani, fisicamente sani, perché comunque insieme ci si fa male. E sì, è una disciplina che a Prato sta... Quest'anno sono 10 anni che esiste il footgolf a Prato. Il pioniere è stato mio fratello Massimo, nel 2014 l'ha fatto conoscere tutto a Prato. E niente, è bello perché comunque ci si diverte andando a giocare nei campi da golf, che fino a 10 anni fa era impensabile vedere un pallone rotolare appunto sul green del golf. E niente, siamo contenti perché siamo una bella realtà, siamo tutti amici. E poi sinceramente siamo anche abbastanza competitivi a livello regionale. Scenari splendidi, stiamo vedendo delle immagini, perché come diceva il presidente si gioca sui green dei campi da golf, quindi anche in situazioni ambientali davvero straordinarie. Sotto il profilo tecnico però Prato ha avuto dei risultati importanti, l'hai detto in avvio di trasmissione, ma oltre a questa fase diciamo regionale c'è anche molto di più. Abbiamo avuto un campione italiano, se non mi ricordo male, 3 anni fa, l'Under 18, Mattia Ceccarini, e l'anno 2023 abbiamo avuto Gianfranco Gori, che ha vinto il campionato italiano Over 45, che Over 45 non è una categoria da sottovalutare, perché l'età del footgolf e l'età di chi pratica il footgolf è parecchio alta, quindi Over 45 praticamente siamo quasi tutti, se non oltre, e quindi vincere la categoria Over 45 è un buonissimo risultato. Sfatiamo un luogo comune. Gli ex calciatori non sono avvantaggiati a giocare a footgolf. Gli ex calciatori hanno hanno il primo calcio, ma poi si perdono un po' in quello che è l'approccio, in quello che è la chiusura della buca, perché comunque non siamo a giocare al calcio, lo sport si avvicina più al golf, perché comunque devi calcolare tante cose, le pendenze, il taglio dell'erba, se tira vento e tante, quindi i calciatori sono abbastanza penalizzati. Chi volesse avvicinarsi al footgolf a Prato, quali sono le istruzioni per l'uso? Istruzioni per l'uso sono che comunque noi tutti gli anni facciamo un evento, 1/2 eventi al Golf Club Le Paluviane, il quale ringrazio perché comunque ci permette di andare a giocare in questa struttura fantastica. E tra l'altro organizzeremo l'8 di giugno per il quarto anno consecutivo la Paolo Rossi Golf e Foot Golf Cup, quindi è quello, oltre a essere un evento per ricordare Paolo, è anche appunto un'occasione per far approcciare la gente al foot golf. E questo è assolutamente molto importante, perché lì si va veramente a coniugare la beneficenza al mondo dello sport in questo connubio che è davvero fantastico. Le caratteristiche principali per essere un buon giocatore di foot golf? Allora, innanzitutto bisogna avere un po' di confidenza col pallone, è chiaro. Poi conta anche la testa, perché non bisogna farsi prendere né dall'entusiasmo di voler strafare né di abbattersi se una buca la fai male. Bisogna sempre rimanere calmi, concentrati e niente, questa praticamente è la caratteristica, diciamo, maggiore. La testa conta tanto. In tutti gli sport la testa sempre la differenza, perché insomma è una parte importante sì. del gioco. Numeri in crescita esponenziale anche a livello nazionale, no, del footgolf. Sì, numeri in crescita, appunto parlavo prima della prima tappa del campionato regionale, è stato toccato 131 giocatori, che non sono pochi, penso sia record, penso. E la cosa che un po' frena questo sport è il tempo, siccome porta via tanto tempo, perché una gara dura 3 ore, poi tu ci metti il viaggio, porta via tanto tempo, quindi questo è un lato, diciamo, il lato negativo dello sport, però i numeri pian piano insomma stanno crescendo. Quante buche si giocano? 18 buche. 18 buche, non sarebbe il caso di ridurle? No, perché quando uno ci si diverte sarebbe il caso di aumentarle. Ah no, io parlo sempre di tempi televisivi, insomma, no? Sì, 3 sì. ore è veramente 3 ore sono tante, un tempo molto molto lungo. Qui stiamo vedendo delle immagini davvero fantastiche. Per chiudere, presidente Grassi, i prossimi obiettivi, ci hai già detto appunto dell'8 di giugno, appunto della manifestazione a favore della Paolo Rossi Foundation, c'è altro che bolle in pentola? Per il momento no, gli obiettivi sono sempre gli stessi, sono rimanere, cercare di essere competitivi e di rimanere
nei piani alti della classifica, e poi c'è questo evento a noi sta particolarmente a cuore, che è appunto il Paolo Rossi Golf e Foot Golf Cup, dove si cerca di portare tanta gente sia a giocare che per la sera a cena, per appunto raccogliere fondi per la Paolo Rossi Foundation. E giocherà anche Luca Vannucci a Foot Golf. Io ho provato la passata stagione, mi sono divertito, quindi attendo Luca Vannucci, è un impegno che prendiamo questa sera. No, ci prendiamo l'impegno, andremo insieme e chiediamo ai presidente una giornata per poter farmi provare, perché se hai già provato Massimiliano devo provare solamente io. E ti assicuro che non è facile. Ma non ho dubbi, perché gli sport facili non esistono. Questo lo do per scontato. Fammi fare un piccolo ringraziamento veramente a Simone, ma a quelli e a tutto il mondo che ha dietro lui, perché poi i presidenti non fanno mai nulla da solo se non c'hanno un mondo importante dietro. Oltre che la parte sportiva, sono anche molto vicini al sociale, molto vicini a quelle che poi sono le parti più deboli della nostra città, e di questo veramente penso che tutti noi li dobbiamo ringraziare. Perché per quello che hanno fatto, per quello che stanno facendo, ma per quello che sicuramente potranno fare. Grazie. Sì, davvero credo che siano parole da sottoscrivere quelle del nostro Luca Vannucci. Adesso proseguiamo con la nostra scaletta parlando di tennis, tavolo, lì sì che ci vuole la testa. Tennis tavolo femminile con il programma del prossimo fine settimana, che è alle 18 di domani, vedrà protagonista la Chat Prato in casa con Norbello. Partita importante, adesso lo vediamo, perché c'è appunto il nostro Renato Tinti che ci coadiuva in regia insieme a Jacopo Richiusa alle telecamere, perché Norbello è ultimo, la Chat a 5 punti, e quindi la possibilità per la formazione di coach Vermiglio di proseguire la risalita in classifica. Possiamo vedere delle immagini appunto che riguardano le ragazze della Chat, che con Norbello quindi si giocano una fetta importante della stagione, con appunto la possibilità di fare un balzo in avanti in classifica ed accedere in zona playoff. Dopo questa gara le ragazze della Chat torneranno in campo, meglio sul parquet, il 10 di marzo, sempre in casa contro i Quattro Mori, quindi la possibilità per la formazione di Vermiglio di portare a casa risultati positivi e quindi accedere ai playoff sarebbe davvero un grandissimo, grandissimo risultato. Possiamo rientrare in studio, perché nel prossimo weekend sarà una partita fondamentale anche per il settore maschile. Parliamo sempre di Serie A di tennis tavolo, vedete anche da questa locandina, perché alle palestre delle Badie domenica 11 febbraio alle 16:30 il Circolo Prato 2010, e possiamo vedere adesso delle immagini, giocherà una sfida fondamentale per la salvezza contro il Napoli, contro il Team Wear di Napoli. Entrambe le squadre hanno 2 punti e sono ultime in classifica, quindi sarà veramente uno scontro tra le due formazioni fanalino di coda. Ci si gioca tantissimo, la classifica ormai per completezza di informazione vede al comando il tennis tavolo Carrara con 12 punti, poi c'è il Top Spin Messina a quota 11, l'ASS di Marcozzi a 9 insieme al tennis tavolo Norbello, poi c'è la Bagnolese a 7 punti e poi ultime della classe il Circolo Tennis, Prato 2010, ovviamente parliamo di tennis tavolo, e appunto Napoli. Quindi ci sarà questa sfida particolarmente attesa, con la società che sta richiamando la città e gli sportivi ad presenziare alla palestra delle Badie per dare il contributo anche sotto il profilo appunto dell'incitamento per questa sfida importantissima. Insomma, anche il Circolo 2010 cerca di rimanere in categoria, sarà dura. Sì, sarà dura ma non impossibile. Sicuramente la partita di domenica, come hai detto bene te Massimiliano, è una partita fondamentale, è una partita importante, e nulla, però è una partita oltre che fondamentale, è decisiva. Decisiva assolutamente quindi per il Circolo 2010.
E adesso invece è il momento di parlare di pallavolo maschile. Allora, si riparte con la Cabel Prato che giocherà alle 18 al Palakens contro l'invicta Grosseto. La classifica la vediamo, ovviamente è molto negativa per la Cabel che è penultima con 10 punti, affronta invece Grosseto che è una formazione terza in classifica con 30 punti. Insomma, una vera e propria sfida quasi proibitiva per i ragazzi pratesi che ci provano, anche se la situazione di classifica è davvero molto molto difficile. Si gioca al palazzetto del Keynes alle ore 18, si prova appunto l'impresa, ma sarà durissima. E adesso invece è il momento di andare a parlare per quanto riguarda il calcio a 5 di Serie A2. C'era il turno di sosta del campionato per gli impegni della nazionale, quindi non si è giocato. Prato Calcio a 5 che torna in campo il 14 alle 20:30 al Palaco Bilizza, incontrando il Bulldog TNT Lucrezia. Vediamo la classifica e poi capirete che è una sfida non fondamentale di più, perché il Prato Calcio a 5 ha 10 punti, il Bulldog ne ha 9, quindi ultima contro penultima. Ne vedremo delle belle assolutamente. Quindi la gara, questa che è una sfida davvero importantissima per il proseguo della stagione, si giocherà il 14 alle 20:30 al Pala Kobilica per dar la possibilità al grande pubblico di essere presente, di dare una mano importante ai ragazzi di Bearzi per la corsa alla permanenza in categoria. Luca Vannucci, questa è veramente una di quelle partite che si dice o dentro o fuori, eh? Sì, questa è una partita simile alla riflessione che abbiamo fatto poc'anzi sui maschi di tennis tavolo. Questa è una partita decisiva, o quasi, cioè una partita che ti mette in condizione sicuramente di uscire dalla zona calda e vedere il campionato da un'altra prospettiva, o veramente essere inguaiati, che è fondamentale. Assolutamente, insomma, con Prato che se dovesse vincere potrebbe allungare e praticamente relegare ancora più all'ultima posizione gli avversari appunto del Bulldog. Lo vedremo il 14 alle 20:30 al Palaco Bilizza. E adesso parliamo invece di pallavolo femminile. Anche qui si riparte con l'Ariete che va a giocare a Coverciano contro la formazione appunto della Rinascita Volley. La classifica qui la vediamo sempre volentieri perché vedete Prato è seconda, 3 punti da Arezzo, quindi questa gara è contro la Rinascita Volley Firenze, 23 punti contro i 30. Si giocherà alle 21 di domani appunto al Pala Coverciano. Una partita importante perché ce l'ha detto l'allenatore della formazione dell'Ariete nell'intervista proposta dalla nostra Matilde Gonfiantini la scorsa settimana. La Rinascita è una squadra che dà noia tecnicamente all'Ariete, è stata sconfitta nella gara di andata, quindi sarà un test verità particolarmente importante perché l'hanno studiata le ragazze pratesi questa Rinascita, quindi vogliono cercare di non commettere gli errori fatti nel match di andata. Serve la vittoria per ovviamente non perdere terreno rispetto ad Arezzo, sono 3 punti e questa squadra, quelle ragazze dell'Ariete, puntano al bersaglio grosso, puntano a vincere il campionato e quindi al Pala Coverciano vietato fallire. E adesso andiamo avanti parlando ancora con la nostra Matilde Gonfiantini di tennis, quindi nella fattispecie del Tennis Club Bisenzio. Altri aneddoti, altre informazioni, altre curiosità riguardo questo splendido tennis club della nostra città. E allora colleghiamoci nuovamente, come si diceva un tempo, con il fabbricone, con la nostra Matilde Gonfiantini. Linea a te.
Ciao Massimiliano, eccomi di nuovo dal Tennis Club Bisenzio. Adesso mi trovo con Marco Paltracca, responsabile della scuola tennis. Ciao Marco, buonasera. Ciao, buonasera a voi. Ci parli un po' della vostra scuola tennis? So che avete tantissimi atleti, che categorie avete, quanti atleti avete? Allora sì, la nostra scuola tennis è una scuola tennis che parte dal settore chiaramente giovanile, quindi partiamo dal mini tennis fino a fare poi la scuola classica, la nostra scuola addestramento. Fiore all'occhiello chiaramente è anche il nostro settore agonistico, quindi diciamo che l'obiettivo del nostro circolo è quello di cercare di creare una buona base partendo dai bambini più piccoli fino a poi portare la loro crescita all'interno della nostra scuola tennis fino a raggiungere chiaramente i massimi livelli con il nostro settore agonistico. Quest'anno tra l'altro avremo diverse squadre iscritte nei nostri campionati e diciamo che una cosa molto bella di questo circolo è proprio quello di poter disporre di ragazzi che sono nati e cresciuti all'interno del nostro settore giovanile, quindi fin da piccoli, e che poi riescono ad ambire, ad arrivare fino ai settori maggiori, chiaramente poi anche con il discorso della nostra Serie A, che è stato il nostro, diciamo, il nostro orgoglio arrivando fino ad oggi. Quindi molto contenti di questo. È bello far crescere i ragazzi qui fino a farli arrivare alle massime categorie. Sì, sì, infatti proprio questa è la cosa, è la nostra forza, anche il piacere appunto di avere dei ragazzi che, ora io non sono proprio un veterano, però ho avuto anche la fortuna di allenare e di avere dei ragazzini molto piccoli e vederli quest'oggi avere 14, 15, 16 anni e andare a competere anche a livello sia nazionale che internazionale. Devo dire che già è un grande premio, un riconoscimento personale. Quali sono i vostri prossimi impegni? Ci sono i campionati adesso? Adesso inizieremo a marzo i nostri campionati a squadre under, inizieranno anche i vari campionati di categoria, quindi abbiamo i nostri weekend molto folti sia dal punto di vista dei campionati promozionali, della scuola tennis classica che del settore agonistico, fino a poi arrivare pronti e preparati agli impegni della Serie A che abbracceranno poi in autunno. Insomma, riapriremo il circolo a questa attività. Che clima si respira tra i ragazzi? Mi sembra di aver capito che è come una famiglia qua dentro. Sì, diciamo che l'aspetto che a noi piace di più di questo ambiente è proprio il fatto che loro fin da piccoli cercano di vivere il circolo in maniera proprio molto, molto solida, molto salda, fin dalle radici, diciamo, di questo. Io parlo che sono un ragazzo e sono nato e cresciuto qui e mi trovo quest'oggi a lavorare proprio in questo ambiente. Quindi ci piace trasmettere questi valori, ci piace che i ragazzi possano non solo allenarsi ma anche condividere poi momenti di quotidianità all'interno di questo ambiente. Bene Marco, vedo che c'è un bello spirito, un bello entusiasmo, io ti ringrazio, grazie per essere stato con noi. Massimiliano, io ti restituisco la linea e come sempre ci vediamo venerdì prossimo. Tennis Club Bisenzio davvero sta facendo un lavoro straordinario, quindi fateci una capatina perché avete la possibilità, oltre che di visitare una splendida location, anche di vedere tennis di altissimo livello. E adesso noi proseguiamo con la nostra scaletta, parlando ancora di calcio a 5, ci trasferiamo però in Serie B. Come in A2 ovviamente sosta del campionato per quanto riguarda gli impegni della nazionale e qui vedete domani ore 15 palazzetto del Keynes, fuori o dentro, stasera sembra quasi il titolo di Weekend Sport, dentro o fuori, l'abbiamo detto diverse volte, ma adesso vi spiego perché, l'abbiamo detto per il tennis tavolo maschile, l'abbiamo detto ovviamente per il calcio a 5 di Serie A2, lo dobbiamo dire anche per il calcio a 5 di Serie B, perché vedete la classifica, il Futsal Pontedera ha 33 punti, il Futsal Prato ne ha 27, quindi si gioca a Prato in questo che è il big match della giornata e Prato ha un solo risultato a disposizione, la vittoria per accorciare e per cercare di proseguire a mantenere accesa la fiammella della speranza di recuperare. È una partita importante per tutto l'ambiente, perché è un ambiente un po' deluso, dobbiamo dirlo, erano partiti con ambizioni di vertice, stanno confermando le proprie potenzialità, però chiaramente questi 6 punti di distacco rispetto a Pontedera non erano stati messi in preventivo e tra l'altro sono frutti di scivoloni con formazioni non certo accreditate. Quindi domani i ragazzi di Zudesic hanno 2 obiettivi, battere il Pontedera
per dare un messaggio chiaro ai naviganti, ci siamo anche noi, ma anche per restituire morale ed entusiasmo ad un ambiente un po' scarico dopo le ultime delusioni, e si riferiscono le immagini tra l'altro anche al pareggio con la Mattagnanese, che poi successivamente è stato bissato dal pareggio sul campo del Levante. Due pareggi che hanno ovviamente consentito al Pontedera di allungare. Quindi domani ci si gioca tutto contro il Pontedera. Serve una vittoria e poi proseguire il percorso, perché ancora c'è tanto, tanto da fare in questa regular season. L'appuntamento è per domani alle 15 al palazzetto del Keynes. Io penso che gli sportivi pratesi abbiano tanti buoni motivi per venire a vedere una partita che promette spettacolo. E adesso è il momento di parlare di arrampicata. Sì, avete capito bene. A Prato, nel prossimo weekend, quindi tra domani e domenica, arriveranno i grandi protagonisti dell'arrampicata. Praticamente Prato sarà la capitale italiana della disciplina, con la prima prova della Coppa Italia. Verrà disputata al Cresi Center, che è una struttura adibita a Prato, in via del Bisenzio a San Martino, quindi nella zona di Coiano, nella zona adiacente al circolo di Coiano, dove ci sarà la possibilità di vedere questa disciplina che è davvero in grande crescita ed espansione, tra l'altro è molto bella, molto spettacolare, insomma piena anche di tanti gesti atletici di grandissimo livello. Qui ci sarà la prima prova della Coppa Italia al Cresi Center, quindi insomma penso che ci possano essere tutti i requisiti per andare a vedere di cosa si tratta, perché Luca Vannucci è uno sport poco conosciuto, bellissimo, dove a Prato insomma arriveranno le eccellenze. Sì, è un'eccellenza che la struttura da andare a vedere, oltre che andare a vedere e fare l'arrampicata, perché quando ci sono i professionisti, quando ci sono gli atleti bravi, gli sport veramente diventano tutti particolarmente belli. È veramente una bella struttura, è una struttura che conosco, io fanno attività... Sto parlando del Cresi Center. Esatto, fanno attività sia per gli adulti, sia per hanno anche tanti bambini, fanno attività per i più piccoli. È una struttura da andare a vedere, una struttura che vale la pena, ma vale la pena proprio provarlo questo sport, perché è uno sport completo, è uno sport che mette insieme sicuramente la crescita di fisico con la crescita mentale, perché stare attaccati a delle pareti, andare a tirarsi su a delle pareti, non serve solamente la forza, non serve solamente la resistenza, ma serve anche la concentrazione, serve il ragionamento, insomma è veramente uno sport completo. Stiamo vedendo dalle nostre immagini proposte da Renato Tinti, davvero difficile, ci vuole tanta concentrazione, tanta forza, anche il presidente Simone Grassi stava guardando con interesse. Bello. Insomma, però questa sera andiamo alla scoperta di tutti gli sport nuovi che possano appassionare, insomma per tutti c'è uno sport che può essere messo a disposizione, quindi lo stiamo vedendo ovviamente in televisione, poi noi riprenderemo ovviamente gli approfondimenti su questa disciplina, però visto che tra sabato e domenica al Cresi Center, quindi nella zona di Coiano, in appunto via del Bisenzio a San Martino, c'è la possibilità di vederlo dal vivo, penso che per gli sportivi e pratesi sia un'ottima occasione da prendere per scoprire una nuova disciplina sportiva. E adesso è il momento invece di andare a conoscere l'argomento e il tema della rubrica a cura del Centro Giovanile di Formazione Sportiva. E allora andiamo questa sera a vedere cosa ci propone CGFS Racconta. C'è un progetto specifico sulla fibromialgia che riguarda WISP, CGFS e il CFU. Raccontiamolo. Sì, è un progetto che parte quest'anno per venire incontro alle esigenze delle persone affette da fibromialgia. Praticamente questo progetto è nato dalla collaborazione con il Centro Giovanile di Formazione Sportiva, la WISP di Prato e il CFU Prato,
che è il Comitato Fibromialgici Uniti, un'associazione di volontariato a livello nazionale. Questo perché già da tanto tempo la Regione Toscana sponsorizza l'attività fisica adattata per fibromialgici e non solo, il percorso 2, e quest'anno appunto abbiamo pensato di fare qualcosa in acqua. Quindi il sabato da mezzogiorno un quarto all'una un quarto abbiamo organizzato questo corso esclusivamente per le persone appunto affette da questa patologia. Stiamo riscontrando un buon interesse dalle persone appunto affette da questa grave patologia, soprattutto patologia invalidante. Per chi è interessato, come fare a contattarvi? Per chi fosse interessato può contattare direttamente la WISP, venire con un'attestazione del medico appunto che è affetto da questo tipo di patologia e iscriversi con iscrivendo la tesserina WISP e iscrivendosi al corso, che viene fatto appunto tutti i sabati, al costo di 4 euro a lezione. Come si svolge una lezione in acqua? Allora, la lezione in acqua si svolge in maniera molto dolce, anche aiutati dal fatto che l'impianto della piscina Gesca ha una temperatura di 32 gradi e questo permette quindi alle persone che hanno problemi di sindrome fibromialgica, queste persone si possono muovere lentamente senza dover in qualche modo gestire una difficoltà anche proprio per la temperatura corporea, e quindi tutti i movimenti in maniera dolce permettono di attivare gli arti, il corpo e il gesto motorio con appunto dolcezza, senza andare a intaccare quello che è già una situazione di gravità muscolare, di dolori muscolari che loro avvertono quotidianamente. Alla piscina Gesca non solo un'attenzione per i corsi sulla fibromialgia, ma anche quelli poi della scuola nuoto del CGFS. Sì, in questa piscina si effettuano corsi di acquaticità e vari corsi di nuoti. Riguardano bambini dai 3 mesi ai 3 anni, con i genitori in acqua, e poi da 3 anni si entra soli e si effettuano i primi corsi che riguardano l'ambientamento e l'apprendimento alle prime fasi del nuoto. In questa piscina corsi vengono effettuati dal lunedì al sabato, il mattino e pomeriggio, il lunedì, mercoledì, venerdì, martedì e giovedì dalle 5 alle 7, e sono suddivisi, come dicevo prima, per i neonati con il genitore dentro e poi fino a 3 anni, e poi dal passaggio successivo è l'ingresso solo del bambino. La cosa positiva che abbiamo riscontrato in tutti questi anni è stato di effettuare i corsi monosettimanali, che permettono anche alle famiglie o altri impegni o che effettuano altre discipline sportive di far sì che possano i propri figli, i bimbi, imparare a nuotare. Il centro giovanile effettua qui corsi di acquaticità per bambini molto piccoli, perché le caratteristiche di questa piscina riguardano la temperatura dell'acqua, che è molto calda, 32 gradi, e permette, diciamo, di ambientarsi in maniera più che adeguata. Inoltre, per iscriversi ci si può recare in via Roma dal lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8 alle ore 13 e il martedì e il giovedì dalle ore 12 alle 17. I numeri per quanto riguarda questa piscina, ma diciamo anche della scuola nuoto e centro giovanile in generale, in tutti gli altri impianti, sono molto alti. Far sì per l'esperienza meritata in tutti questi anni dalle famiglie pratesi e non solo, si conta ad oggi solo in questa piscina 500 bambini. E siamo arrivati al termine anche di questa puntata di Weekend Sport. Voglio ringraziare il mio compagno di viaggio, Luca Vannucci, grazie. Grazie Massimiliano e grazie a tutti i telespettatori che ci seguono, grazie davvero. E grazie più che altro al nostro ospite Simone Grassi, che è il presidente del Foot Golf Prato. Grazie per il tuo intervento. Grazie Massimiliano, grazie a tutti. L'appuntamento è rimandato di 7 giorni, noi ci vediamo venerdì alle 21, lo sapete, l'appuntamento con Weekend Sport è imperdibile perché vi raccontiamo le eccellenze sportive della nostra città. Alla prossima, buon proseguimento di serata.